Ha preso il via questa mattina a Sant'Arsenio il progetto didattico Viaggio attraverso il paesaggio, un'interessante iniziativa nata dalla sinergia tra la scuola, i comuni e le Proloco. Gli studenti delle scuole medie di Sant'Arsenio sono stati coinvolti nella scoperta del territorio attraverso il percorso del Brigante Tittariello a Sant'Arsenio, fino a giungere nella parte alta del paese il Borgo Serrone. Questo progetto è un progetto molto importante, anche complesso, perché vuole far sì che gli alunni imparino a conoscere il proprio territorio e quindi uscire fuori dalle loro classi e come oggi questa è una prima esperienza che sarà corredata da tante altre esperienze, da tante altre iniziative dove i ragazzi come obiettivo avranno imparare o più che altro essere educati alla lettura del territorio. È importante che prendino consapevolezza di quelli che sono i paesaggi che circondano i paesi che abbiamo, i nostri paesi, e quindi proprio a tal fine oggi ci accompagnerà nella lettura del territorio un geologo, ci accompagnerà un agronomo, ci accompagnerà una dottoressa in scienze forestali, ci accompagnerà un'esperta di beni culturali e non so se ho dimenticato qualcuno, ma tanti esperti che possono contribuire a far sì che i ragazzi riescano a cogliere proprio quegli aspetti che per loro sono nascosti, imparare a osservare il territorio. Oggi inizia questo percorso, diciamo, culturale di scoperta del territorio, del nostro territorio, che abbiamo voluto insieme all'insegnante Silvia Torre e gli altri insegnanti sia del plesso di Sant'Arsenio che del plesso di San Rufo. È un percorso quindi che durerà durante tutto l'arco dell'anno scolastico in varie tappe, quindi li porteremo anche in altri posti del nostro vallo, in prosecuzione anche di un progetto già iniziato l'anno scorso in cui portiamo i ragazzi di Sant'Arsenio e di San Pietro a scoprire le antiche vie montane che collegavano San Pietro con San Rufo e poi San Pietro con Sant'Arsenio.